is like one of a lifetime chance to come, so I'm just spending my life savings. Roma è una città che offre moltissimo ai turisti che vogliono spendere poco o spendere niente. Pensate per esempio a tutte le chiese che a Roma possono essere visitate senza spendere un soldo. Well, we liked very much, but it's real expensive here. Formerly the foods and drinks, that's the most expensive part, because we want to see everything, so you have to pay for it. Eu acho que os restaurantes têm que custar um pouco menos. É, num país que vive do turismo, precisaria custar um pouco menos. Purtroppo Roma ormai è ricca di locali di tendenza fusion che propinano cucine che non hanno nulla a che vedere con la tipicità. Un posto da non perdere è Gino, che è una classica trattoria romana dove si mangia ancora la cucina del quinto quarto e si trova alle spalle di Montecitorio, quindi in pieno centro romano, e ha una spesa piuttosto accettabile, accessibile anche a un turista giovane. Questo sta in vicoletto che per trovarlo ci vogliono solo i cani da caccia, quindi è solo per conoscenza di clientela che si riesce a rintracciarla. Lavoro qui vicino, quindi è per me facile prenotare e arrivare qui per l'1 e 10. Di solito qui è piena come un uovo. My family just left for California this morning. Too bad for them. I'm having all the wine and the spaghetti and they're eating airport food. You can go from down wherever you want. And the bus leaves every 15 minutes. La carta turistica della città di Roma, che si chiama Roma Pass, costa 20 euro, circa 30 dollari, è valido per 3 giorni e dà tutta una serie di possibilità al turista che l'acquista. Innanzitutto, la possibilità di visitare 2 musei a scelta gratuitamente, senza fare la fila nei luoghi più importanti come il Colosseo o i Musei Capitolini. Okay, that's fine.